Ciao a tutti e benvenuti qui su questo nuovo video della mia carriera di F1 2019. Siamo qui in Ungheria e pronti per affrontare una delle tappe delle gare che si pronunciano veramente più difficili per noi. Il circuito è assolutamente non adatto alle caratteristiche della nostra macchina, che ha un ottimo motore e per il resto veramente aerodinamica e telaio abbastanza schifosi, senza usare giri di parole, e questa è una pista veramente che è l'opposto di quello che ci vorrebbe per questa macchina. Le prove libere non sono andate malissimo, però ho la sensazione che anche qui lotterò contro il mio compagno di squadra e basta praticamente, perché le altre scuderie sembrano tutte avere un passo in più. E andiamo per prima cosa a dare un'occhiata alla cronologia dei progressi per vedere un po' i passi in avanti che hanno fatto le varie squadre. La Mercedes ha introdotto delle novità abbastanza sostanziose, perché come potete vedere dal grafico ha fatto un passo avanti abbastanza consistente. La Ferrari è rimasta ferma, quindi in questa gara veramente la Mercedes dovrebbe avere una certa superiorità nei confronti della Ferrari, che è stata anche avvicinata dalla Red Bull. Grande passo in avanti per la Renault, che adesso è la quarta forza in quanto a competitività della macchina e ha staccato nettamente tutte le altre squadre, che hanno fatto tutte un piccolo passo in avanti. Anche noi abbiamo portato l'upgrade dell'aerodinamica, che era fallito in occasione della gara precedente, e quindi praticamente l'unica squadra che è rimasta ferma, che non ha portato migliorie qui in Ungheria, è la Ferrari. Interessante anche qui andare a vedere le previsioni meteo, perché sia in qualifica che in gara potrebbe arrivare la pioggia. In qualifica la pioggia è prevista verso la fine della qualifica, quindi presumibilmente verso la fine del Q3, che a noi non dovrebbe riguardarci, e in gara invece è previsto addirittura un acquazzone. Quindi veramente la gara potrebbe riservare parecchie sorprese. Ma bando alle ciance, andiamo subito a tuffarci in qualifica. Molto bene, eccoci qui in qualifica. Andiamo per prima cosa a vedere le previsioni del tempo, che come previsto non prevedono pioggia nella Q1, quindi la Q1 si disputerà interamente sull'asciutto. Andiamo a dare un'occhiata alle gomme, che sono di mescola C4, C3 e C2, quindi abbastanza morbide, anche se la più morbida, la C5, non è stata portata. Comunque vediamo un po' la mescola più morbida fra quelle portate qui, garantirebbe una durata di 20 giri, quindi pochi. Le Il per il momento, entriamo in pista finché è libera. medie durerebbero più del doppio, ben 43 giri a fronte di un passo gara di 1 secondo 3 più lento, mentre durerebbero ben 57 giri invece le gomme medie, quindi quasi tutta la gara, ma pagano la bellezza di 2 secondi dalle gomme morbide. Per quanto riguarda il setup, per la seconda gara consecutiva uso un assetto completamente personalizzato, e questo perché la Williams nella Formula 1 reale, a partire dal Gran Premio di Germania, ha mostrato dei passi avanti in quanto a competitività. In Germania è andata a punti con Kubica, seppure in situazioni particolari. In Ungheria con Russell ha sfiorato la Q2, ha sfiorato l'ingresso in Q2 in qualifica, e anche in gara si è dimostrata competitiva. Ha lottato praticamente per tutta la gara con Toro Rosso, con le Haas, insomma. E quindi, da partire dalla scorsa gara, uso degli assetti completamente personalizzati. Capisco perché il posteriore sia così leggero, nonostante il carico aerodinamico sia praticamente al massimo. Anche qui è testa coda con rottura dell'ala. Io non capisco cosa dovrei fare per avere più grip al posteriore, perché il carico aerodinamico è già al massimo, ma la macchina è inguidabile. Occhio qui, questa curva è veramente terribile. Affrontiamo con grandissima prudenza. Ora ho perso mezzo secondo per affrontarla così, però guardate come la macchina non sta in pista. Non c'è verso, al posteriore se ne va dove vuole lui. Eccoci qua, ultimo tentativo. Ultimissimo tentativo. Questo passo fra 10-15 minuti, quando arriva la pioggia, sono ancora qui a completare il giro, perché è veramente una lentezza imbarazzante. Occhio qui questa curva. Ok, l'ho presa meglio. Non ancora al massimo. Qui avevo scodato nel mio precedente tentativo.
Qua devo mettere l'erso su medio, se no dopo non basta per finire il giro. Ok, sto migliorando di parecchio. Sto togliendo quasi un secondo alla mia prestazione precedente. Non credo che basterà per evitare l'ultimo posto. E quanto devo aprire il gas prima? In netto ritardo. Guadagno un secondo e mezzo, sono ancora ultimo. Ho ancora un giro, ma tanto non mi basta l'erso. Ok, bene, quindi un'altra ultima posizione in qualifica. Ah però, è andata bene. Solamente un decimo di distacco da George Russell, quindi alla fine è una prestazione più che dignitosa comunque. Poi chiaro, ci sono 8 decimi fra Russell e Grosjean, il 18°, ma sappiamo che questa pista è veramente... sono già 2 gare. Già dal video di Silverstone che dico che questa gara sarà veramente un disastro e ci sta semplicemente confermando la mia previsione, però mi fa piacere vedere che con Russell comunque sono lì con il mio compagno di squadra, quindi se sono un decimo dal mio compagno di squadra vuol dire che comunque bene o male ho fatto il mio. Gli altri eliminati sono Stroll, Albon, Grosjean e Russell con la Racing Point, ultimamente viene sempre eliminata nella prima nel Q1. E guarda caso, da quando Perez è nato in Haas e Grosjean è arrivato alla Racing Point, la Racing Point non passa mai il Q1 praticamente. Guarda caso. Ma andiamo un po' a vedere un po' la Power Unit per non rischiare di ripetere il disastro di Hockenheim, dove avevo una Power Unit che mi doveva durare altri 120 giri, una cosa del genere, 128 giri, e poi al 41° giro di gara è esplosa. E adesso mi dice che in teoria con i pezzi che ho montato attualmente mi durerebbe 101 giri, però non mi fido più. E la cosa che è da sostituire è la unità generatore motore che è al 92% di usura, ha coperto 1098 giri e quindi facendo le proporzioni in teoria se con 1098 giri ha fatto il 92%, in teoria dovrebbe riuscire a coprire la distanza di gara qua in Ungheria prima di arrivare al 100%, in teoria, poi in pratica, come abbiamo visto, non è così, come abbiamo visto in Germania, quindi andiamo a sostituirla con una nuova unità, tanto siamo a più di metà stagione, quindi se è durata metà stagione la prima, durerà metà stagione anche la seconda e non dovrei andare in penalità. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. Woodman, Insieme pole con Hamilton position. in Di prima fila, quindi il resto della griglia. nuovo. Vettel, Verstappen, Charles E finalmente Verstappen davanti a Gasly. E Leclerc, Webber, Raikkonen Norris, anche davanti a Webber. Sainz, Perez, Daniel Curioso notare come la Renault, Ricciardo, nonostante sia di Alfa gran lunga la Romeo, quarta Alfa forza Romeo, del Alfa Romeo, mondiale, Grosjean, fa Russell, fatica comunque a Leclerc. entrare nella top 10. È Strano. quasi il momento di accendere i motori. Andiamo Dire che con Hulkenberg e Ricciardo non è che sono dei fermi, ecco. Per quanto riguarda invece la strategia, questa è la strategia che andrò ad attuare, una strategia personalizzata perché il gioco voleva farmi partire con le soft, fare soft, medie, medie, io invece faccio medie, medie, soft. Questo perché è prevista pioggia e io voglio avere la certezza che quando arriva la pioggia io avrò abbastanza gomma per restare in pista fino a quando non arriva la pioggia. E metti che magari arriva la pioggia alla fine del mio secondo stint con le gomme medie, l'ingegnere mi dice fra 10 minuti arriva la pioggia e io ho le gomme già quasi finite e non ce la faccio stare in pista per altri 10 minuti, devo andare ai box per cambiare le gomme, per mettere altre gomme da asciutto e poi dopo 6-7 giri di nuovo rientrare ai box a mettere le gomme da bagnato. Quindi in questo modo io mi assicuro che in qualsiasi momento che arriva la pioggia io avrò abbastanza gomma per restare in pista fino a quando la pioggia non arriva. E evitare quindi di fare due soste ravvicinate. Sicuramente gli avversari faranno quasi tutti soft medie medie, quindi nella prima fase di gara dovrei soffrire tantissimo, però potrebbe risparmiarmi una sosta quando arriverà la pioggia, quindi secondo me è una tattica che ha senso. Molto bene, eccoci qui, siamo pronti per il Gran Premio di Ungheria che parte in questo preciso istante. Partiti come al solito pattinamento in fase di partenza. Stanno già lasciando al palo praticamente, hanno tutti chiaramente forse la miscela grassa qui allo start, però in curva 1 arriviamo a recuperare un paio di posizioni, un contatto, un lieve contatto con Grosjean che non danneggia la mia macchina, metto
Lers sul sorpasso per cercare di stargli davanti, Grosjean però ha preso l'interno, devo cercare di resistergli all'esterno e non è facile. Attenzione, Grosjean rallenta, insomma inchioda per qualche strano motivo e quindi lo andiamo a superare. Siamo in 18ª posizione, abbiamo già effettuato 2 sorpassi, chiaramente abbiamo le gomme oltre a una macchina che qui si becca quasi un secondo da tutte le altre macchine, abbiamo anche le gomme più dure che aumenteranno ancora di più la differenza tra la nostra macchina e quella degli avversari. Però intanto abbiamo guadagnato un'altra posizione su Albon, che ha frenato 200 metri prima del normale alla chicane, e mentre lo stavamo andando a passare si è anche spostato in fase di frenata, cosa che in teoria non è consentita. Comunque siamo 17esimi. Attenzione, c'è subito Albon col motore Honda che mi svernicia in rettilineo, non capisco. Probabilmente con le gomme soft è uscito più forte dall'ultima curva, probabilmente per quello. Non mi spiego altrimenti come sia possibile che mi abbia sverniciato in rettilineo con un motore Honda. Proviamo ad anticipare leggermente l'accelerazione qui in uscita dall'ultima curva. Grosjean arriva comunque ad affiancarmi. Ehi, mi tocca Grosjean, ma cosa fa? Ma cosa fa? Spero che almeno abbia rotto l'ala, ma io non capisco perché mi fanno il tiro a segno con me. Ancora Grosjean che prova... No, è addirittura Russell, che mi supera. Sì, mi supera Russell. Ma io vorrei sapere Grosjean cosa gli passava per la testa. Ancora in accelerazione ci tocchiamo ancora. Un altro contatto, non molla. Mamma mia, che lotta incredibile. E passa Grosjean. È il vero Grosjean. Questo sì, si comporta. Comportamento molto realistico, quello di Romain Grosjean. Però veramente siamo in netta difficoltà rispetto agli avversari. Chiaro, Grosjean ha una macchina molto più veloce della nostra perché è una, perché non ha una Williams. Russell ha una macchina molto più veloce della mia perché ha le gomme morbide, quindi in questa fase di gara purtroppo non posso lottare praticamente con nessuno. Se anche fossi partito in pole position nel giro di 7-8 giri sarei stato inghiottito da tutti e mi sarei comunque ritrovato nelle ultime posizioni. L'obiettivo è quello comunque di cercare di minimizzare. Di già? 10-15 minuti? Wow! Doveva arrivare, stando al radar, doveva arrivare verso fine gara, non già all'inizio. E beh, quindi comunque io con le gomme medie sono tranquillo. So che se la pioggia arriva veramente fra 10-15 minuti, che poi di solito sono sempre un po' di più, io sarò in grado di restare in pista fino a quando arriva la pioggia, cosa che non è così scontata invece per chi è partito con le gomme morbide. A questo punto c'è da sperare che la pioggia arrivi dopo che i piloti che sono partiti con le gomme morbide si sono già fermati, e in modo tale sarebbero costretti, in questo modo, se succedesse così, sarebbero costretti a fare 2 soste nel giro di pochi giri. Andrebbero a fare la prima sosta per sostituire le gomme morbide finite, mettere magari gomme medie, e poi dopo pochi giri dovrebbero andare a montare le gomme da bagnato perché è arrivata la pioggia. Fermo restando comunque che i piloti che sono partiti con le soft, bene o male in questo giro, nei prossimi 2-3 giri al massimo, dovranno andare ai box a sostituire le gomme. E spero veramente che sia così, perché se vanno a fare i pit stop prima che arriva la pioggia, saranno costretti a fare 2 pit stop ravvicinatissimi. Intanto vedo delle gocce di pioggia. Inizio a vedere delle gocce di pioggia, sta iniziando a piovigginare. Bene così, però vorrei che si fermassero ai box i miei avversari prima che arrivi veramente la pioggia. Per nostra sfortuna arriva la pioggia proprio quando gli avversari devono andare ai box e si trovano con un timing perfetto per sostituire le gomme con gomme intermedie. Ma abbiamo visto in altre gare bagnate che la IA, quando ci sono dei cambiamenti climatici, spesso va a fare delle strategie proprio assurde, veramente inconcepibili. Quindi ho la speranza che anche stavolta succeda
qualcosa di assurdo per quanto riguarda le strategie dei miei avversari, che per ora continuano tutti, nessuno si ferma. E hanno cambiato strategia, ma hanno chiesto di andare box al 16° giro, non adesso, al 16°. Forse perché in questo giro si vuole entrare Russell, ma no. Io dico box in questo giro. Io dico box in questo giro. DRS è disabilitato, quindi un chiaro segnale del fatto che la pista sta diventando impraticabile. Con le gomme da asciutto. Russell ai box. Sì, ma perché io ho perso 4 secondi adesso qui con la pioggia? Eppure non mi pare di aver fatto errori particolari. Vanno tutti ai box e vediamo un po' se sono così stupidi da montare gomme da asciutto o se montano le intermedie. Sì, stavolta montano le intermedie. Pit stop a 3 secondi e 9, pit stop piuttosto lungo. Strano. È durato doppio di quello che dura normalmente. Prevediamo che il temporale passerà fra circa 15 minuti. Ok, quindi questo secondo il gioco, questo che c'è adesso sarebbe un temporale. Quindi sarebbe da gomma da bagnato estremo. Però gli intermedi tengono. Verstappen mi ha appena doppiato, e primo Verstappen. E secondo posto c'è una Ferrari. Mi chiedo cosa sia successo alle Mercedes. E delle Mercedes non c'è neanche l'ombra. Mi chiedo cosa. Dove siano. Visto che partivano in prima fila. Sta Russell ai box. Quindi ci sono alcuni piloti che vanno ai box per mettere le gomme full wet. E io, se faccio quello che fanno gli altri, chiaramente resto ultimo, staccato di una vita. E devo cercare per forza di fare qualcosa di diverso. Così come avevo provato già in partenza, partendo con gomme, con le gomme medie, sperando che la pioggia arrivasse un po' più tardi. Mi è andata malissimo. Però quello che è certo è che se faccio la stessa cosa che fanno gli altri, mi ritrovo a essere desolatamente ultimo, come sono adesso. È arrivato il momento di usare. L'acquazzone durerà ancora per 10 minuti, poi diventerà pioggia leggera. Le gomme intermedie e quelle da bagnato al momento garantirebbero un ritmo simile. Allora, se le gomme intermedie e quelle full wet garantiscono un ritmo simile, che bisogno c'è di fermarsi ai box e mettere le full wet? Poi se l'acquazzone finisce fra 10 minuti, fra 10 minuti la pioggia diminuisce di intensità, chi ha montato le gomme full wet sarà costretto di nuovo a rifermarsi ai box per rimettere ancora le intermedie. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Qui lui chiaramente ogni giro mi proporrà di andare ai box a mettere le full wet, ma non ha senso. Vediamo un po' la differenza di passo che c'è adesso fra full wet e intermedie. Adesso ci sono 6 secondi e 6 di distacco fra me e Grosjean. Vediamo un po' se vanno molto più forti di me o no. Prima, a parità di gomme intermedie, mi guadagnavano circa un secondo al giro, a volte poco meno, a volte poco più. Vediamo adesso se mi guadagnano più di un secondo al giro. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Oh, ma è incredibile, ogni secondo. Adesso l'accetto, faccio finta di accettare la strategia, così non mi romperà le scatole ogni due curve proponendomi di andare ai box. Faccio finta di averla accettata. Incredibile, non si vede nulla. Non si vede nulla adesso che sono incollato dietro a Vettel, che mi ha appena doppiato. Ma cosa? Ma avevo fatto finta di accettare la strategia, adesso cosa mi proponi? Ancora, mamma mia. Oh. Cioè, finché non mi fermo ai box o finché non migliora il tempo, ogni giro mi chiederà la strategia alternativa. E non ho parole. Il temporale sta passando. Tra circa 2 minuti resterà, ecco, solo una pioggia leggera. Ecco, stanno andando molto più forti di me, ma presto si dovranno fermare di nuovo ai box per rimettere ancora gomme intermedie. Attenzione, Russell ai box. Russell ai box. E devo far passare Webber, quarto. Che gara sta facendo?
Male, io continuo a non capire dove sono le Mercedes. Continuo veramente a non capire le Mercedes che razza di gara stanno facendo. Adesso comunque i piloti ci stanno andando a fermare i box per rimettere le intermedie. Perché evidentemente la pista si sta asciugando. Sarebbe interessante sapere quanto durerà adesso questa pioggia, prima eventualmente di asciugarsi. Dieci minuti di pioggia. Quindi dovrei riuscire a... Se fra 10 minuti la pista inizia ad asciugarsi, dovrei riuscire a restare in pista con questo set di intermedie, fino a quando poi la pista non si asciuga e andare a mettere poi direttamente le gomme da, asciutto. Sainz, problema tecnico. Attenzione, c'è la virtual safety E car. virtual safety Riduci la car. velocità e mantieni positivo il delta. Ritiro per Carlos Sainz, che comunque era 18esimo, non stava certo Ok, facendo una la gara trenta, da la ricordare. trenta. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Un'altra strategia alternativa, sentiamo un po'. Giro 38, gomme morbide. Giro 38, gomme morbide, wow. Quindi, secondo l'ingegnere, dal prossimo giro già la pista si asciugherà. Ai box già adesso Russell. Ed ora andiamo ai box anche noi. Scusa, eh. Possiamo farti rientrare. Pit stop rimandato al prossimo giro. No, pit stop rimandato un cavolo. I box sono pieni, rimani in pista. Ripeto, rimani in No, pista. perché Russell fa in tempo a finire la sua sosta. Ma Ora non possiamo farti stai rientrare. zitto. Pit stop rimandato al prossimo giro. Ha rimandato cosa? Che Russell è uscito dai box. Fate in tempo a farmi il pit anche a me, dai. Vedi che siete pronti? Esci Vedi? ora. Vedi che siete pronti? Abbiamo visto alcune squadre passare alle intermedie. Rientra anche tu se pensi che siano più adatte a Ma questa cosa stai posizione. dicendo? Ma cosa stai dicendo? Come passare alle intermedie? Intanto io mi sono lasciato doppiare anche da Norris e Raikkonen, quindi dal settimo e dall'ottavo, e ancora non sono stato doppiato da una Mercedes. Quindi le due Mercedes sono tutte e due al di fuori dei primi otto. Non so che cosa abbiano combinato. Ultimo pit stop per noi, andiamo a mettere le gomme a mescola media per andare a completare gli ultimi giri di questa gara, che purtroppo ci vedrà probabilmente finire ultimi fra i classificati, se non succedono stravolgimenti. Attenzione, mi ha doppiato Hamilton in questo momento, Hamilton che è 14esimo. Cosa, che cavolo di gara ha avuto? 14esimo Lewis Hamilton. Secondo me, a fine gara, quando andiamo a vedere un po' la strategia dei vari piloti, verrà fuori che Hamilton avrà fatto 63 pit stop, avrà fatto, come è successo a Hülkenberg e a qualche altro pilota a Monaco. Ogni volta che viene a piovere, ci sono almeno 3-4 piloti dell'IA che fanno delle strategie proprio deliranti, cioè che fanno tipo, vanno ai box, montano le gomme intermedie, poi vanno a rimontare le gomme da asciutto, e poi rimontano un'altra mescola di gomme da asciutto, poi le gomme intermedie, cioè che vanno ai box ogni giro praticamente, per 3-4 giri di fila. E qualcosa mi fa pensare che abbia fatto lo stesso anche Hamilton, perché non esistono motivi razionali per cui lui debba essere 14esimo. Cioè, se anche aveva avuto un contatto, aveva rotto l'ala e aveva fatto un pit stop in più per sostituire l'alettone, comunque non sarebbe stato 14esimo, comunque sarebbe stato, che ne so, sesto, settimo. Pioggia è prevista in poco più di Attenzione, 10 minuti. pioggia! Pioggia fra 10 minuti. Ancora pioggia, fra 10 minuti, di nuovo. Ah, questa potrebbe essere veramente una cosa molto interessante. Se non altro per cercare di scompaginare un po' le carte di una gara che per noi è già purtroppo decisa. Pioggia fra 10 minuti, potrebbe arrivare intorno al 62esimo barra 65esimo giro e costringerà magari i piloti a decidere se tenere duro per fare gli ultimi 3-4 giri ancora con le gomme da asciutto o se andare ai box e mettere le intermedie per fare pochissimi giri. Quindi potrebbe veramente essere molto 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 interessante il finale di gara. Cioè, mi ha doppiato Butler, mi ha doppiato Devon Butler. Alcune informazioni
Attenzione, problema meccanico per Butler, che proprio davanti a me mi ha appena doppiato. Chissà che magari riesco a riprenderlo e a evitare almeno l'umiliazione del doppiaggio, perché sarebbe veramente una pietra tombale proprio sulla mia gara essere doppiato da Butler. E allora qui è davanti a noi, ma ha un problema tecnico, però ha un motore rosso e però ha gomme morbide più performanti. Infatti non lo sto mica raggiungendo, eh. Eccolo qui, l'ho raggiunto di nuovo. Proverò a superarlo col DRS lungo il rettilineo principale. Non è questo il modo in cui volevo lottare con Butler. Io volevo lottare per la posizione con lui, non per sdoppiarmi. Però in un modo o nell'altro finiamo sempre a lottare, anche se stavolta non è per la posizione. Ah, il rettilineo va, nonostante abbia un problema. Adesso gli tiriamo la staccata. No, non c'è margine. Comunque devo tenere conto che lui è un giro avanti, non è che posso buttarlo fuori pista, visto che sono doppiato. Non mi chiamo Esteban Ocon. Certo che è incredibile che a ogni gara almeno uno dei due piloti Toro Rosso ha sempre il problema tecnico. Praticamente succede quasi a ogni gara. No, è di nuovo veloce. Allora la devo passare subito. Miscela grassa, Ayrton sul sorpasso, attacco all'interno, ruote fumanti. Mi si rompe l'alettone dal lato di destra. Perché? Perché? Andiamo qui a rivedere l'attacco su Devon Butler. È proprio una staccata all'ultimo, ruote fumanti. Ma perché mi esplode il flap di... Ah, io non so chi ha fatto i danni a questo gioco. Cioè, questa è la mia ala anteriore. Guardate il flap verticale di destra. Esplode così, senza motivo. Cioè, guardate il flap verticale sull'alettone anteriore. Guardate, esplode. Ecco, esplode senza motivo. Cioè, io non capisco la fisica di sto gioco, come... a quali leggi risponde. Adesso, come vedete, la macchina va dritta perché c'è l'alettone rotto. Ma io non capisco perché si sia rotto da solo. Allora facciamo un'altra cosa. No, è inguidabile, è inguidabile. Facciamo un'altra cosa, andiamo ai box, montiamo gomme morbide, sostituiamo l'ala, chiaramente. E almeno facciamo il giro veloce, cioè facciamo un giro più veloce rispetto a quello di Butler e di Russell per le nostre sfide e rivalità. Gomme, fra l'altro, sì, sono gomme già usate in qualifica, ma tanto dobbiamo fare pochi giri. Dietro di noi sembra che ci sia il nostro compagno di squadra Russell, ci sta per doppiare. Ma non ci doppierà perché, ecco, come non detto, andiamo in testa a coda, rompiamo ancora un'ala. E io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Aspettiamo a rientrare in pista, aspettiamo che non ci sia nessuno che arriva. Non mi chiamo Sebastian Vettel, quindi non riparto mentre ci sono altre macchine che transitano. E niente, andiamo a cambiare... Ecco, adesso arriva anche la pioggia. Arriva anche la pioggia, giustamente. Ok, tutto quello che poteva andare male è andato male. È incredibile. Cioè, peggio di così non poteva andare. Magari poteva rompersi qualcosa, potevo rimanere a piedi come in Germania. Ma questo non sarebbe peggio di così, questo sarebbe... Se fosse rotta la macchina anche adesso sarebbe stata quasi... una liberazione. Allora, che andiamo ai box un'altra volta. Sarai in grado di accelerare non appena le gomme usurate saranno pronte per la velocità. Che frase ad effetto per dire scalda le gomme. Intanto Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Ungheria. Siamo più sicuri che quelle gomme siano giuste. Potrebbe essere il momento. Quindi noi finiamo a tre giri dalla fine, perché stiamo... Vettel ha finito il 70° giro, noi stiamo... siamo a metà del 67°. DRS è disabilitato, vuol dire che la pista è diventata da gomme intermedie, ma tanto poco importa, la gara ormai è finita. C'è tempo ancora per un test a coda, quasi, perché chiaramente abbiamo gomme che non sono adatte alla macchina, alla pista. E andiamo a tagliare il traguardo in ultima posizione fra i piloti classificati. La gara peggiore che abbia mai fatto sotto tutti i punti di vista.
E quindi Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Ungheria, dando, wow, dando quasi 30 secondi di distacco a Max Verstappen in seconda posizione. È proprio un videogioco. Vettel che vince con 30 secondi di distacco. Terza posizione per Charles Leclerc, quarto posto per Gasly, quinto Lucas Webber, fenomeno come sempre. Sesto Valtteri Bottas, che ha fatto 8 soste. Che ha fatto 8 soste contro le 5 degli altri. Mi sa che il mio presentimento sul motivo per il quale le due Mercedes sono finite così indietro, mi sa che è esatto. Dopo andiamo a vedere cosa cavolo avranno combinato i due piloti Mercedes. 8 soste anche per Hamilton, vedo lì in fondo. Ma andiamo per ordine, andiamo a vedere Nico Hülkenberg che è arrivato settimo, Raikkonen ottavo, Norris nono, Ricciardo decimo. Poi Perez undicesimo, ok, Hamilton dodicesimo, anche lui 8 soste ai box. Cioè, 8 soste ai box, hai fatto una sosta ogni 9 giri praticamente. È incredibile. Veramente incredibile come è programmata l'IA a gestire certe situazioni quando la pista si asciuga, poi si bagna, insomma, quando le condizioni meteo sono variabili. Sono alcuni piloti dell'IA che proprio vanno, proprio impazziscono. E noi finiamo in 19ª posizione con una gara peggiore che della mia vita. Contando sia gare virtuali di campionato, di esport, sia le gare di modalità carriera, veramente tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Io parto dal presupposto che se faccio le stesse cose che fanno gli altri, finisco dietro perché ho la macchina peggiore, quindi faccio cose diverse. Allo start partono tutti con le gomme morbide? Bene, io parto con le medie. Quando piove più intensamente, gli altri vanno ai box a montare le gomme full wet? Bene, io resto in pista con le intermedie. Perché tanto se facevo come loro finivo dietro, almeno provo a sfasare un po' la strategia, se va bene finisco davanti, se va male finisco ultimo lo stesso. Alla fine Russell ha fatto una gara fenomenale, era lì a lottare alla pari con le Racing Point, con le Toro Rosso, eccetera, e come ha finito una posizione davanti a me. Quindi purtroppo quando si corre su piste così, che dove la nostra macchina non ha nessuna speranza, purtroppo è così, ma già dalla prossima gara in Belgio le cose dovrebbero migliorare, visto che Belgio e poi Monza sono piste di motore dove la nostra Williams potrebbe essere in grado di lottare almeno contro Toro Rosso e Racing Point. Andiamo però a vedere le strategie di gara perché, oddio, che poi non ci sono neanche tu. C'è qui la strategia di Bottas, che qui è segnata anche male perché non segna che è partito con le gomme da asciutto. Andiamo a vedere cosa ha fatto. Bottas è partito con le gomme da asciutto, chiaramente, le soft. E fin qui niente di strano. Però aspettate, mi sa che ha fatto già una sosta. Guardate, al 15º giro Bottas ha fatto già una sosta perché fra il 15º e il 16º giro il tempo del terzo settore del 15º giro si alza di 4 secondi. E il tempo del primo intermedio del 16º giro si alza di 27 secondi. Quindi vuol dire che Bottas ha fatto una sosta a cavallo del 15º-16º giro per montare un altro set di gomme soft. Quindi già lì ha perso tantissimo. Poi ha fatto un giro con le gomme soft nuove e poi è andato subito di nuovo ai box a montare le intermedie perché nel frattempo era arrivata la pioggia. Ha fatto quei suoi circa 10 giri con le gomme intermedie e poi è andato a montare le full wet. Ok. Quindi un'altra sosta, ha fatto 6-7 giri con le full wet, è andato a montare di nuovo le gomme intermedie, poi le soft, dopo che evidentemente ha smesso di piovere. Qui si è alzato il tempo da 1.24 a 1.34, non capisco. Ha fatto una sosta anche qui. Anche qui ha fatto una sosta fra il 55esimo e il 56esimo giro. Ha fatto un'altra sosta per montare altre gomme morbide. E quindi 8 soste in tutto per Bottas. Ma soltanto lui e Hamilton hanno così. Hanno fatto la stessa strategia. E la Mercedes si è fumata tutto. Io alla fine ho fatto 5 soste, ma ho fatto 5 soste perché ho sfasciato 2 volte la macchina nei giri finali. Se no finivo la gara con 3.
Ma andiamo a vedere la classifica che per effetto di questa gara si è accorciata. Lewis Hamilton resta a quota 239, Sebastian Vettel invece sale a 199, sale quindi a meno 40 dalla vetta. E Valtteri Bottas 176 punti per lui, Leclerc 164, Verstappen 130, Gasly 100, Weber 64, via via tutti gli altri. Hülkenberg arriva a 14, supera Magnussen, eccetera, eccetera. E chiaramente a 0 punti ci siamo sempre noi e Russell. Per quanto riguarda la classifica costruttori, la Ferrari si avvicina alla Mercedes e a meno 52 punti adesso dalla vetta, mentre Red Bull è lontanissima e l'Alfa Romeo ormai si è praticamente assicurata il quarto posto nel campionato costruttori. McLaren quinta, Racing Point sesta, che da un po' ha smesso di andare a punti la Racing Point quando Perez è nato la Haas. La Renault anche sta risalendo abbastanza bene, è salita a 18 e sta andando a prendere la Haas. Toro Rosso a 3, praticamente i punti che ha fatto in Australia ce li ha ancora adesso. La Toro Rosso non è, dopo l'Australia non ha più fatto punti e noi ancora a 0. Prestazione stupefacente, di sicuro sarà una gran soddisfazione. Ma cosa stai dicendo? Tra te e il tuo rivale c'è stato un duello epico oggi. Come pensi che finirà? Il duello epico fra me e Russell? Non ho idea di cosa tu stia parlando. Sì, proviamo, dai. La corona sarà mia, dai. Una sfida da ricordare, la corona sarà mia. Io non so di cosa stai parlando, quindi non so cosa Pensi di rispondere. essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? No, sono stato sfortunato a non finire la gara con quell'incidente. Mi risparmiamo qualche giro di agonia. Dobbiamo concentrarci sulla deportanza, sì, perché posteriore è troppo instabile. Attenzione, ci sono le negoziazioni contratto. Questo significa che potrebbero esserci dei cambi di pilota, potrebbero esserci dei piloti che cambiano scuderia a partire dalla prossima gara in Belgio. Attenzione, un video di una gara veramente bruttissima potrebbe rivelarsi, tra virgolette, interessante. Noi chiaramente fino a fine stagione restiamo alla Williams, anche perché non è che stiamo facendo delle prestazioni così fenomenali da poter realisticamente pensare che un altro team possa essere interessato a noi. E andiamo un po' a vedere quello che ci propone il nostro team. Sì, no, no, aspettate, qualifica prevista 17esimo? No, come mi faccio a qualificare 17esimo con questa macchina? E come faccio ad arrivare 15esimo con questa macchina? Cioè, io non so che obiettivi mi stanno proponendo. Obiettivi scuderia è facile, perché anche solo qualificati penultimo già è difficile. Ordine scuderia, stavolta direi secondo pilota, perché Russell in queste ultime gare ci è stato davanti, quindi diciamo che lo status di primo pilota va di nuovo a lui. Per quanto riguarda i bonus, facciamo che dopo una prima parte di stagione veramente orrenda, la Williams si è un po' tirata su, ha un po' capito quello che non andava sulla macchina, e da qui in poi ha una capacità di sviluppo della macchina migliore. Lasciamo però disattivato lo sviluppo simultaneo, in modo tale che non sarà possibile sviluppare più di due parti dello stesso reparto, cioè più di due pezzi dell'aerodinamica o del telaio o del motore. Questo per restare sempre nel contesto di un team che comunque è in difficoltà. Andiamo a proporre questo contratto, vediamo se ce lo accettano. Secondo me no. E invece ce lo accetta. La proposta. Ultima cosa, prima di lasciarci, andiamo un po' a vedere quello che possiamo fare per quanto riguarda lo sviluppo della macchina. Abbiamo il reparto del telaio che è impegnato già con uno sviluppo, quindi possiamo provare a sviluppare qualcosa per quanto riguarda l'aerodinamica e andiamo ad ottimizzare la deportanza posteriore, quella che ci ha dato tanti problemi in Ungheria, e il posteriore veramente non stava in pista, quindi direi che potrebbe essere molto utile sviluppare questo upgrade, che però arriverà soltanto a Monza, arriverà soltanto in Italia, peccato. E quindi in Belgio non l'avremo. E quindi molto bene, direi che per questo video è tutto. Ci vediamo quindi nel prossimo video, dove andremo a affrontare il Gran Premio del Belgio, che sicuramente andrà meglio di come sono andati questi ultimi due Gran Premi, che sono stati veramente una cosa desolante, una cosa proprio deprimente. Purtroppo ci sono anche gare così, quando hai una macchina che di gran lunga la peggiore di tutte, provi a inventarti qualcosa, ma alla fine la macchina è quella, alla fine finisci per andare in overdrive, per guidare in maniera troppo aggressiva, per cercare dei setup troppo aggressivi, che alla fine purtroppo in pista si rivelano abbastanza instabili, e il risultato purtroppo è stato negativo.
ma dalla prossima gara potrebbe cambiare un po', potrebbero cambiare le cose, potremmo tornare di nuovo a lottare alla pari con il Toro Rosso, con il nostro caro rivale Devon Butler, e speriamo veramente di tornare a offrire delle gare emozionanti come è successo come fino a Silverstone praticamente. Molto bene, per questo video è tutto e ci vediamo quindi in Belgio.